not nor. Beh, erano delle utili correzioni che dovevo fare. Ma che è Quake? Sì, è Quake. Sto giocando a modalità incubo. Dovete sapere che ho finito tutto il gioco a modalità incubo, compresi tutti i DLC. Scourge of Armageddon, Dissolution of Eternity, Dimensions of the Past e Dimensions of the Machine. Dimensions of the Machine è quello nuovo di Zecca che hanno inserito con l'aggiornamento uscito qualche tempo fa. Ecco, modalità incubo per esempio compaiono dei nemici in più, perché se lo giocate a normale il primo nemico che incontrate è quello nell'ascensore, invece ce n'erano due prima. E andiamo anche a prendere un piccolo segretino. Qui in modalità incubo dovete sempre stare attenti a non farvi colpire o a farvi colpire il meno possibile. Più che altro dovete prendere tutto, perché il massimo della vita che potete avere di solito è 50 di base. Questa qua che adesso ho, vedete che sta andando al contrario alla vita? Quello è il cubo che vi dà un sacco di vita, però poi va, si consuma da sola. Ecco, facciamo esplodere tutto. Cani, così. Cani, Siamo tutti. Comunque sono contento di star giocando questo qua, ragazzi, perché... Allora, c'ha la grafica vecchia, lo vedete, è un gioco del 96. Anzi che l'hanno migliorata, hanno reso meno spigolosi alcuni modelli, ci hanno aggiunto dei poligoni. Però... Altri segreti. Eccolo qua, damage. Questo è il danno quadruplo, ragazzi, che è a modalità incubo, è molto comodo. Però ecco, insomma, avevo pensato, ah, mi potrei scaricare qualche mod particolare che rende in HD i modelli. Però poi alla fine non l'ho fatto, ragazzi. Adesso sto giocando semplicemente alla modalità più difficile, perché avevo fatto anche delle prove a giocare a normale, ragazzi, era troppo tranquillo, i livelli finivano subito, e quindi ho detto no, dai, facciamo la modalità incubo e via. Vi faccio vedere più cose possibili nel limite del possibile. Ho dovuto fare qualche correzione, ragazzi, perché ci ho fatto caso. Io di solito quando registro, no, dico qualche corbelleria, ma perché uno quando registra e gioca è un po' distratto e finisci per dire qualche corbelleria. Anche perché non è che io prima di fare i video mi vado a rivedere o a rileggere delle cose relative al gioco che sto per andare a giocare o agli argomenti che sto per andare a toccare, anche perché gli argomenti escono fuori da loro. Prendiamo la tuta e andiamo in acqua, perché c'è un piccolo segreto anche qua. E niente, cioè, io in fase di montaggio sto attento a vedere se ho detto qualche corbelleria, però qualcuna mi sfugge ogni tanto, me ne sono sfuggite quelle tre di cui ho fatto il riassunto. La cosa di Amelia, ragazzi, non me la ricordavo proprio, perché è da un po' che non leggo fumetti Disney, ma quello è proprio perché molta gente lì lo sa, no? È di dominio pubblico, a meno che voi non siate nati su un altro pianeta. Quasi tutti hanno letto da piccoli i fumetti Disney, no? E tutti sanno che Amelia gli piace la numero uno, vuole la numero uno. Però un sacco di gente poi alla fine si chiedete, ma perché la vuole? E tutti fanno anch'io non me la ricordavo. E quindi l'informazione del fatto di Amelia che vuole la numero 1 è di dominio pubblico, però il perché la vuole, io mi ricordavo che era per farci un incantesimo, ma non ricordavo in che consisteva l'incantesimo, a cosa serviva. Ma qui vedete ci sono gli orchi che c'hanno, sono delle bestie mitologiche, ma c'hanno in una mano un lanciagranate e nell'altra una motosega. Come dice Ahoy al secolo Stuart Brown, sono un anacronismo in azione gli orchi di Quake. Hanno ben poco da spartire con gli orchi del Signore degli Anelli, però assomigliano un po' a quelli di Warhammer 40.000, perché c'hanno il motosega, quelli di 40.000. Certo, quelli stanno in un settaggio fantascientifico. Vedi, qui sto ammazzando, è uscito per la prima volta fuori quel tipo di mostro là. Stavo tutti con Nicole in acqua. In Quake dovete sempre stare attenti ad andare anche in acqua, perché ogni tanto in acqua ci trovate delle mega vite, delle cose così, munizioni. Qui si fa il balletto con l'orco. Il segreto per uccidere l'orco, ragazzi, è andargli un po' vicino, un po' lontano, e ovviamente evitare le granate. Solo che se voi gli state lontano vi lancia le granate, se gli state troppo vicino mi motosega, quindi voi dovete andargli un po' vicino, così inizia a fare la motosega, però lo scansate così non lancia la granata e l'ammazzate. Ah, è bene che vi ricordo che in modalità incubo non è che aumentano
aumentando la difficoltà del gioco non aumenta la vita dei nemici, semplicemente ve fanno più male. Aumenta quindi il danno inflitto dai nemici e il danno auto-inflitto, insomma. Comunque sto ammazzando tutti. E aumentano di numero, come ho detto. Pum, 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 ci sono i trappolozzi. Lì l'ho evitata mica per, insomma, per poco. Segretino. Segretino, non tanto segretino. E questi mostri qua. Questi mostri qua, secondo me, ragazzi, sono dei. Seguitemi un attimo, eh. Sono dei cibi medievali. Sono dei volatili ripieni di pesto. Perché vi sparano una cosa che sembra del pesto, no? Sono tipo un pollo, un tacchino, un'anatra ripieni di pesto. Piatto medievale, no? Cioè quelle cose un po' aberranti che facevano nel Medioevo, questi piatti di carne ripieni, infarciti di cose. Qui, scusate il fatto che non vado troppo veloce. La porta non si apre. O comunque Psychonauts 2 l'ho giocato, eh. Mi è piaciuto parecchio Psychonauts 2. Tra l'altro ho preso tutti gli achievement di Psychonauts 2. Abbastanza raro prendere tutti gli achievement. Oh. Ed ecco, fanno la loro prima apparizione i cavalieri. Cavalieri base. Cavalieri base cercano di tagliarti la testa. Io ho visto, arrivano e fanno: "Oh, ti taglio la testa!" E l'orco. Ti ammazzo con la granata. No. Sono tutti Boy Scout, hanno tutti degli zainetti da Boy Scout. E lì c'è la chiave blu cobalto. Sarebbe la chiave argentata, ma sembra blu cobalto chiaro. Ho da notare che il colore di suddetta chiave assomiglia più a un blu cobalto, anzi meglio, a un blu cobalto chiaro. Quindi io penso che il nome argentato non sia dei migliori. Quindi devo stare un attimo concentrato, scusate. Ecco, voglio sparare. Ecco, ah, porca miseria. C'è questo che salta. Aia, mi hanno ammazzato. E vabbè, che ci volete fare? Capita, capita. E poi la modalità incubo. Queste acque sembrano un po' inquinate. Inquinate dalle industrie petrolifere. No, queste sono acque inquinate dal male. Marco Travaglio direbbe: "Beh, allora qual è la differenza? La stessa cosa." Parla così Marco Travaglio: "Beh, allora sì, qual è la differenza? La stessa cosa." Non capisco qual è la differenza. Alla fine è la stessa cosa. Escono questi fuori. Uri, andiamo a fare il culo. Swap. Aia. Swap, aia. Swap, aia. Ui. Muore e fa. Ui. È contento. Come quando muoiono in Team Fortress 2 e fanno. Ha ha ha. Ok, siamo tornati qua. Adesso sto un po' più attento. Qui quando l'ho giocata normale, ragazzi, c'è solo sotto il mostro quello che salta. Tutti questi non ci sono, c'è solo quello che vedete lì dietro alle sbarre. E forse c'è, ci sono i soldati lì sopra, ma guardate, ora c'è uno di questi. Dacci, su. Due, tre. Ecco, tre ce ne sono. Non so se ce n'è perfino un quarto. No, sono tre di questi saltellanti. A normale ce n'è uno solo. Poi ci sono i portali. Quando entrate nei portali c'è il rumore. Quel rumore là c'è anche in Team Fortress 2, mi sembra. Perché Team Fortress 2, ragazzi, è nata come una mod di Quake all'inizio. Che poi si è trasformata a sua volta in una mod di Half-Life. Siccome Half-Life era stato sviluppato con un engine pesantemente modificato di Quake, praticamente. C'è Half-Life il primo, c'ha l'engine che è basato sull'engine di Quake, quindi è diventato poi una mod di Half-Life. E poi quando sono stati acquistati è diventato Team Fortress Classic e dopo Team Fortress 2, quindi gli sono rimaste delle cose, tra cui il lanciarazzi. Più avanti incontreremo il lanciarazzi, proprio lì incontri fai: "Ciao, io sono il tizio di Quake e tu sei il lanciarazzi." Il lanciarazzi fai: "Ciao, ciao, ciao, io ho letto il libro di Enrico Mentana", dice il lanciarazzi, fai: "Bravo,
Era tutto scritto attaccato come parla lui o era scritto staccato? Dice no, no, era scritto staccato. Scrive come una persona normale. No, aspettate, ci sono gli zombie. Volevo parlare di zombie. Praticamente gli zombie c'hanno di particolare in Quake che se non li uccidete con un'arma esplosiva non muoiono perché il corpo deve essere fatto a pezzi. Per essere fatto a pezzi il corpo lo dovete smennare con o il lanciagranate o il lanciarazzi. A meno che non abbiate il quad damage, nel quad damage, siccome il danno diventa quadruplo, a volte se gli andate vicino con un fucile a pompa, premete il grilletto, il corpo davanti a voi si fa in pezzi, semplicemente perché avete il danno quadruplo. Però se no, vedete, ecco, esplodono con il lanciagranate e con il lanciarazzi. Qui, eccolo! Fa la sua prima comparsa lo Shambler! Questo è il mostro classico di Quake, ragazzi. Se giocate a normale, qui non c'è lo Shambler. Infatti la prima volta lo incontrate in un altro livello, più avanti. Allora, lo Shambler è il mostro classico di Quake, il mostro più emblematico di Quake. Guardate che colpisce gli altri nemici. Ecco, già ammazzato. E già hanno aumentato un po' i poligoni. All'inizio la bocca non era smodellata, era una texture. La bocca e i denti erano disegnati. Invece con l'aggiornamento che hanno fatto qualche tempo fa, c'è stato. Gli hanno aggiunto proprio i denti modellati. E quel mostro là c'ha che se, vedete, allora da lontano vi lancia un ragione, invece se andate vicino vi inizia a smennare con le chele, vi abbraccia, fa tipo, oh, vieni qua, ed ammazza. Allora, mori, 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 tu. Basta stare attenti, Ecco qua, è morto. Quando muore. Bello però, giocato qui a normale era noioso, perché quello non compariva. C'erano solo questi tizi qua che sparano gli sputini di pesto. E qui la chiave dove sarà mai? Dove sarà? Eccola! Oh! Qui hanno messo la chiave a 3 metri di distanza dalla porta che la apre. Zombie! Ciao zombie! Oh, l'ultimo zombie! Ciao! Questi primi livelli sono piuttosto facili. Zombie. Ops. Ecco, vedete lì uno si è accasciato a terra, non è rimasto in pezzi. Ora si alza e fa. Ecco. Oddio. Ok, andiamo su. In. Hanno fatto tutto l'audio in teoria, non hanno fatto solo la musica, penso. Anche alcuni dei rumori l'avranno registrati loro. No, aspettate, ci sono i zombie. Ecco. Ma qui devo stare attento perché mi faccio danno da solo. Un po' di vita. Ah, ok, erano morti tutti e due. Qui ce ne sono due qui sotto. C'è una segreta. Ma alcune zone, dice, queste zone segrete, insomma, sono facilmente accessibili. E qua, e qui c'è l'orco. C'era un orco distratto che stava pensando alle maratone di Mentana. Ho detto, porca miseria, non l'ho visto l'ultima, me la sono persa. Me la sono persa l'ultima, non ho visto la maratona di Mentana. Mentana! Ragazzi, a proposito di giornalisti politici, io ho trovato una foto bellissima di Giulio Andreotti. Ho trovato un articolo e c'era scritto Andreotti incontra Snoopy. E c'è questa foto di Andreotti. Aia, mi sono fatto male. Mi ha sparato. E praticamente è andato a un evento tipo nel 92 sui Peanuts. E c'è questa foto di Andreotti con Snoopy. E la foto è particolare perché è notte. E il pupazzo di Snoopy è bianco e quindi si vede. E poi si vede tipo solo la faccia e la mano di Andreotti che escono dall'ombra, no? Un sacco di gente dice che Andreotti era un assassino, un mafioso, però insomma non ne sono così sicuro, quindi. Di sicuro da questi eventi, ecco, fa ridere anche quello, che da questi eventi sembra una persona molto normale. C'è la foto di lui con la figlia, il marito della figlia, insomma. Sembra uno molto normale, sai, dice, vado a vedere la mostra di Snoopy. Il titolo, Andreotti incontra Snoopy, mi è piaciuto troppo. Prossimamente Kratz incontra Zio Paperone. Ma anche Vittorio Feltri incontra Bugs Bunny, cose così. Ora possiamo andare avanti. Aia. Ma proprio in faccia mi ha tirato quella granata, bastardo. No, no. Invece questi musici fanno no, no. Quando muoiono invece fanno. Ho messo in un video di Zio Paperone. Quello.
Spuntone. Fup. E qui c'è una manica di zombie che sono tutti un poco tonti. Non hanno visto Harry Potter. Hanno detto chi se ne fotte. Zombie, zombie. Questo si rialza. Pum. Un altro. Zombie qua. Se non li giochi a una certa difficoltà, questi giochi qua, non c'è soddisfazione, secondo me. Più che altro perché l'ho giocato parecchie volte, su. Il gioco di base l'ho giocato tutto 5 volte, i DLC tutti 2 volte. Perché l'ho voluti giocare tutti ad Incubo, che c'era la CIA. E andiamo qua. Dobbiamo non farci ammazzare. È possibile che ogni tanto muoia comunque io, Morto? Sì. Ci sono questi due che fanno. Oh, famo casino! Corri qua, corri là! E qui ci sono i gradini. Vedi questi gradini? La prima volta che giocate questo gioco non ve ne rendete conto che qui ci sono i gradini. Perlomeno io non me ne sono reso conto. Ecco qua. Pulsante. Pum. E zombie! 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 What's in your head? In your head! Zombie! 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 Oh no! Quello! Vieni qua tu! Fate ammazzare! Stai facendo sprecare le granate! Tu vieni qua! Pum! Ecco, fatto a pezzi! Allora questi qua sopra perderò un po' di tempo ad ammazzarli, ragazzi, perché se li ammazzo tutti e due mi si sblocca quella grata lì avanti. Su, su. Facciamo una cosa sicura. Qualche coglione oggi dice una cosa safe. Come dice qualche pirla oggi. Facciamo una cosa safe. Sparo, sparo, sparo. Pum, 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 pum. Morto. Ecco qua. La corazza giallo-verde, giallo-giallo-giallo-verde. Tucluc. Oh, tranquillo, cos'è, un ascensore? Oh, porca puttana, no, no, non mi schiacciare, non voglio diventare una frittella, no! Come se non me lo ricordassi dopo averlo giocato per 5 volte, per intero! E qui attenzione perché questi si moltiplicano. Anormale, qui ce ne sta tipo solo uno o due. Questi. Aia, infatti mi hanno ammazzato. Birk, ti sta piacendo Quake? I really like Quake. This is so fucking cool. L'hai già detto questo, Birk. Potresti smettere? No, 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 it's cool. You have to understand it, it's fucking cool. You have to play it. Ma sai, io sono un po' giovane. Non mi piacciono tantissimo questi giochi così vecchi. Porca miseria. la granata un po' troppo vicino. No. You don't understand. 60 FPS. No lag. Super action. Everybody is a monster that wants to kill you. And you kill them. Sali di gradino. Fai questo passino. Il salto del passino. Questa è la canzone del gradino. La canzone del gradino. Oh, non me l'ho mancato, ma che pirla. Ha esploso lo stesso. Ok. Facciamo. Vedete che le scatole hanno il simbolo dei Nine Inch Nails? Mi piace che la scritta Nine Inch Nails c'ha lo stesso effetto grafico del logo di Zanna Blu. C'ha la N specchiata, no? Che in Zanna Blu vuole ricordare le zanne, no? Zanna Blu, le due N vicino. Forma di zanna. Questo è morto prima di prima. È morto prima di prima. E niente, mi piace sto fatto che c'hanno le zanne di zanna blu. Tu mori, per favore muori. Io devo andare a vedere un programma con Giuliano Ferrara. Alla mattina s'alza dal letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, saluta Armando, esce correndo, sveglia le viole, tum 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 tum, gioca a pallone con il leone, all'ippopotamo dice buongiorno, sorride a tutti quelli che ha intorno, ha tanti amici, 303, perché? Perché la pimpa, ecco perché.
Oh, c'è anche lo Shambler. Porca troia. Fortuna hanno messo sti cosi che ti proteggono. Vedi. Dice, ti prendo. No, no, raggio. Vieni qua. Vedi a Bob. Mori. Oh, eccolo là, morto. E abbiamo finito.